Mauro Piazza, direttore d'esercizio di Chima Mobilità Amat. Direttore, sinceramente, oltre alla mia, una mia valutazione sul fatto che allocare qui un, diciamo, un terminal bus, un park and ride proprio davanti a Cimino, un polmone di verde, è una cosa abbastanza opinabile, ma vedo tutto questo sistema di rotatorie, vedo questi bus urbani ed extraurbani anche di grosse dimensioni che poi si devono in un certo qual modo contorcere, tra virgolette, e ho appreso anche di lamentele, doglianze da parte degli autisti. Allora, guardi, sull'allocazione del terminal è chiaro che non è una valutazione che posso fare io. Allora, perché superiamo scelta, questa politica, politico-amministrativa, superiamo questo problema. Riguarda, potrei dire che credo che sia un'allocazione corretta dal punto di vista trasportistico. Nel non senso che una, ecocompatibile, ma questo è un discorso a parte. Un tema, anche qua avrei da qualcosa discutere, da eccepire, ecco, sul fatto che non sia ecocompatibile. Però diciamo che dal punto di vista trasportistico l'allocazione è ideale. Dal punto di vista della, diciamo, sicurezza, mi pare che lei voglia rilevare anche proprio della viabilità, della sicurezza, scorrevolezza, sì, usiamo questa espressione. Per fortuna le norme che regolano il trasporto pubblico, no? Disciplinano sia la regolarità che la sicurezza del trasporto pubblico, quindi non ci possiamo improvvisare in questa materia. Non tanto sulla sicurezza quanto sull'opportunità, perché se i primi attori, i primi operatori che sono gli autisti, sì, si sono lamentati di questo, della presenza della rotatoria, mi risulta così. Guardi, le stavo dicendo, per fortuna le norme che forse ci sono stati anche dei rapporti disciplinari. Uccellini, mi dico. No, allora un uccellato. No, ma ci sono state delle lamentele. I disciplinari riguardano altre cose. Vabbè, mettiamo delle lamentele, ecco, come delle osservazioni non positive. Sì, no, ma ripeto, per fortuna che disciplina la regolarità e la sicurezza del trasporto pubblico. C'è una norma in particolare che è un decreto, un DPR, che è il 753 del 90, che disciplina sia la regolarità che la sicurezza del trasporto pubblico. Quindi non ci possiamo inventare nulla. Quello che abbiamo fatto è stato regolarmente verificato dai soggetti che hanno la responsabilità di farlo, e nella fattispecie sono il sottoscritto come direttore d'esercizio dell'azienda, il direttore della motorizzazione civile, che nella fattispecie è l'ingegner Cerqua, che ha partecipato al sopralluogo e alle verifiche, e il responsabile dal punto di vista della viabilità, che è il comandante della Polizia Municipale. No, direttore, non è tanto sul percorso, sulla legalità, chiamiamolo, sul rispetto delle normative inerenti alla sicurezza, non è questo. È anche una questione molte volte di praticità, di opportunità, di viabilità, cioè proprio di scorrevolezza, ripeto questa espressione. E se i soggetti che sono i primi loro a guidare, a rendersi conto delle difficoltà, e credo che siano persone capaci, non certo hanno rilevato questo, beh, le loro rilevazioni non sono così fuori luogo. Abbiamo, diciamo, grande rispetto e grande attenzione per l'osservazione del nostro personale viaggiante, che sono gli operatori sulla strada, quindi sono quelli che hanno il polso diretto di quello che succede. Perfetto. Per cui i problemi di criticità che riguardano la viabilità della città e quindi anche il loro operato quotidiano sono purtroppo innumerevoli in questa città. Non è che sia facile per l'autobus muoversi in città. Considerate la struttura longilinea della città, sì, però il problema è qui. In questo vediamo una serie proprio di queste rotatorie. Che problema hanno? Nelle manovre diventa alquanto macchinoso. Quanti rotatori ci sono in città che hanno da fare anche gli autobus? Sì. Questa è una delle rotatorie. Ma qui diventa un terminal bus di fatto. Certo, ma diventa. È una rotatoria molto funzionale, molto adeguata ai canoni, però, del codice. Se loro lo hanno detto, no, guarda, non è che lo hanno detto per sport. Non l'hanno informata correttamente, sa perché? L'osservazione che le hanno fatto non riguarda qua, ma riguarda l'accesso al centro commerciale Porto dello Ionio. A me si era detto che era proprio qui. No, comunque, vabbè. No, perché qua è una viabilità, direi, molto migliore rispetto a quello dove erano prima in via Consiglio. Quindi hanno migliorato le condizioni in modo eccellente i nostri operatori. Vedremo, come dire, sperimentando, mettendo in moto, un po' con, anche con Flixibus Marino. Quelli devono venire, creerà una situazione. No, assolutamente, perché anche questo non è che ci siamo improvvisati. Nessuno parla di improvvisazione, si parla di valutazioni, magari anche
che possono avere del, in, come dire, medio tempore sul campo delle, delle variazioni. Possono e non devono migliorare nessuna variazione, perché i tre soggetti che le ho citato prima hanno valutato anche tutte queste cose e abbiamo autorizzato tutti gli altri operatori che non sono il servizio urbano di Taranto a utilizzare spazi a loro dedicati, che sono questi su questo lato del piazzale che voi vedete, dove ci sono tutti degli stalli riservati agli operatori che lei citava, Flixbus, Marino, Miccolis, anche il CTP, tutti gli altri operatori avranno tutti i loro box dedicati a loro. Quindi il servizio urbano sta da un lato. Peccato che stanno davanti proprio a un polmone di verde, ma con i relativi gas. Valutazione. No, no, ma è, no, è una mia. Le farei un'altra. Anche di questa cosa. Sì, si può approfondire. Perché questi pullman da qualche parte devono pure andare. Ma non proprio davanti a Cimino. Guardi, il fatto che si abbini il trasporto pubblico con il verde mi fa pensare all'ambiente. Il trasporto pubblico è il primo veicolo per migliorare l'ambiente. Ma non una, mi perdoni, non una concentrazione di gas di scarico. Abbia presente questo concetto, il trasporto pubblico è il primo strumento essenziale per migliorare. D'accordissimo, ma non davanti a un parco. Vabbè, direttore, la pensiamo. Sì, bravissimo, ok, grazie.